Allora, eccoci qua alla decima partita della decina e sono molto ansioso di giocarla perché sono 2046, che tra l'altro è il mio record sulle chess, cioè non sono mai stato così alto in questo rating, in questo tipo di cadenza. Questo che cosa significa? Significa che, visto che il mio obiettivo era arrivare a 2000, avevo iniziato che ero 1943, ho guadagnato più di 100 punti, sicuramente lo sarò anche dopo questa partita perché non credo proprio di poter perdere 46 punti. La decina così conclude, la prossima decina sarà cadenza rapida. Adesso voglio provare a giocare personalizzata che l'altra volta mi ero spaventato, 0 o più 300. Classificata 30-20, partita a tempo. Vediamo un po', io ho impostato di avere il nero perché dovrei giocare col nero dato che... qua non capisco bene perché la fa vedere così. Sembra che non stia succedendo niente. Aspettiamo un po' che magari la trova lo stesso. Perché se faccio quegli altri, adesso qua c'è solo questo attivo, vediamo che succede. Io spero di riuscire a farlo così, perché se no dovrò usare il 30 più 20 senza poter impostare il rating del mio avversario. E allora vabbè, in teoria se gioco con un 1400 e mi batte potrei anche perdere 46 punti, forse, non sono sicuro, ma potrebbe. Qua non capisco perché il personalizza non mi dà segnali, cioè questo schifo chess habit, che è sta roba. Ah, aspetta, è successo qualcosa. Ok, ah, e io gioco col bianco, fantastico. Però io avevo previsto il nero, adesso spacco tutto facendo questo. Oddio, ogni volta che lo tocco, sperando che lui giochi però, perché potrebbe anche cambiare idea. Oh, a ridargli questa caro cane, non è che mi piace molto la caro cane. Va bene. Quanto che rating ha? 2073, quasi come me. Proviamo a fare la versione chiusa, che non mi piace molto, francamente. No, non mi piace molto la variante chiusa. La faccio solo blitz. Magari la farò, ecco, quando poi l'idea è la prossima decina sarà con la cadenza rapida. Se dovessi riuscire, prima o poi spero di riuscirci, ad arrivare a 2000 anche con rapid, poi passerò al blitz. E lì mi sbizzarrisco. Gioco le aperture più strane, sacrifici folli, perché quello è il bello del blitz. Puoi giocare cose senza senso, cioè un po' strane, diciamo, no? Giochiamo la variante classica. Aspetta che devo scrivere l'avversario. Simon Hiller. Hillers. Rating 2073, va bene. E cosa hai fatto? H6, gioca secondo la teoria. Facciamo tutta la storia alla bella Temestomeghi. Vediamo, gioco spero non troppo rilassato perché al momento sono molto rilassato. È vero che anche se perdo rimarrò sopra il 2000, ma in linea generale se si può sarebbe meglio non perdere, ovviamente, no? Per cui cercherò di non perdere. E in effetti devo dire che è da parecchio che non perdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partite consecutive senza sconfitta. 6 vittorie e un pareggio. Tutti con avversari con un rating maggiore del mio, beh, tranne uno che comunque l'ho battuto. Aspetta che devo mettere la luce bene. Mi spiace che la luce che metto io va benissimo per me, io vedo una meraviglia qua, meraviglia di pezzi. Voi da lì vedete un po' meno belli, vedo anch'io l'immagine e insomma sono tutti in ombra qua. Purtroppo non saprei come fare a evitare questo, a meno di non mettermi la webcam alle spalle, ma poi non vedete più la scacchiera. Lui ha giocato con una certa sicurezza le prime mosse, che sono quelle ufficiali della Caro Kann, però adesso ci pensa molto, quando in realtà siamo in una variante ufficiale della Caro Kann. Non capisco bene perché sia così in dubbio, diciamo, no? Non dovrebbe essere così in dubbio. Qui adesso una variante è quella di proporre il cambio degli alfieri. L'unico problema per me è che questo alfiere, visto che ho i pedoni su casa nera, il mio alfiere è buono e non ho molta voglia di darlo via, ma è anche vero
che il suo è la tipica situazione in cui sarebbe cattivo, ma è messo così bene che in pratica diventa tosto e non posso lasciargli questa diagonale per sempre come se niente fosse. Per cui alla fin fine, qui adesso con donna in B3 potrei creare una minaccia che non è niente di speciale. Alla fine credo che sarebbe davvero meglio alfiere F4. Per impedire donna in C7 e vabbè, se fa alfiere in D6 scambio il suo alfiere buono con il mio alfiere cattivo. Io non ho una grande fiducia negli alfieri, per me i cavalli sono meglio, ma comunque cerco di essere scientifico almeno nella scelta dell'alfiere buono e cattivo. Cerco di tenere per me quello buono e di togliere quello buono all'avversario. Lui capisce che è un po' lo stesso discorso, no? Non mi può lasciare qui tranquillamente questo alfiere perché in quella posizione è tosto. E quindi diciamo che è costretto comunque. Io cambio e scambio l'alfiere che sarebbe cattivo con uno buono. Ok. Qui, che si può fare di bello? E a sto punto mi sa che anche io devo fare quella cosa. Cioè non posso lasciargli questa alfiere contro una diagonale così. Non si può lasciargli un vantaggio del genere. Stiamo giocando piuttosto rapidi. E gli alfieri, come capita spesso nella Caro Kann, scompaiono. Ci sono solo cavalli, io amo molto di più i cavalli, molto molto di più. Guardate, già vedo cose interessanti. Lui fa questo, qua i cavalli posso metterne uno qua a minacciare questo, se poi lo faccio in congiunzione della donna. Qui vabbè, servirebbe solo per scambiarlo, che non è così utile. Attacco diretto sul re, difficile. Come faccio a portare un cavallo qua? In tempi brevi, questo pedone indifeso, questo pedone indifeso, ma come li minaccio in un colpo solo? Un'idea sarebbe però se faccio il raddoppio, cioè l'arrocco lungo, ho già la donna raddoppiata qua e vabbè, non è che significhi nulla, però non mi dispiace troppo. Non è una variante molto astuta, ma stavo pensando se il cavallo è meglio qua, come sembra logico, o qua e poi qua, ma qua non può andarci subito. E fra l'altro, dopo arrocco, lui può dare scacco e minacciare questo. Allora, al che io posso venire qua e difendere tutte e due. E lui potrebbe voler scambiare, per poi minacciare di nuovo questo pedone. Interessante tutto questo. A questo punto questa mossa mi può piacere solo per il fatto di impedire questa mossa, però dopo cavallo in G4 questo è un po' brutto. Quasi quasi lo cambio questo cavallo con questo suo che ha già sviluppato. Poi sapete che a me non dispiace mai il finale. Per cui più prima si arriva in un finale di torri e prima io mi sento tranquillo. Comunque abbiamo visto che con il personalizza ha funzionato. Ho chiesto un rating uguale o maggiore del mio e lo ha fatto, per cui va benissimo. Adesso io vorrei incominciare a sforzarlo un po'. Tu dici, che vuol dire sforzarlo? Vuol dire che se io vado qua con la donna, minaccio questo pedone, che sembra niente, ma non può difenderlo con G6. Non può difenderlo con una donna a meno di non venire qua, il che è assurdo. Quindi dovrebbe o arroccare per difenderlo o fare una roba molto strana come torre in G8. Lo considero una piccola pressione. Il segreto è creare fastidio all'avversario, fargli passare la voglia di giocare a scacchi. Vediamo un po'. Però qua io non ho ancora sviluppato questo cavallo e me ne sono accorto, eh.
è che a volte per fare pressione sull'avversario devi essere un po' così. Ci sono le regole e le eccezioni alle regole. Bisogna conoscere tutto. Lui adesso potrebbe anche arroccare lungo, come dire: tu mi catturi, io vengo qua con la torre e riprendo questo, che è vero. È vero. Però, io potrei anche giocare arrocco lungo anch'io e catturo anche questo pedone, però non lo so se mi conviene. Ecco, vedete, lui accetta di arroccare. Quindi va bene. Sì, in effetti adesso non è che io faccia molto con questo. Lui probabilmente verrà qui adesso. Aprire direttamente l'arrocco, glielo apro come una cozza. Vediamo un po'. No, non riesco a fare un attacco diretto sull'arrocco, poi non ci sono neanche gli alfieri. Lui fa questa che era prevedibile e io stavo appunto pensando, no, a cosa potrei fare di bello. Perché adesso posso giocare G4, però prima devo proprio arroccare lungo, il che è un po' azzardato. Però dai, si movimenta un po' la partita. Anche perché se arrocco corto questo pedone mi diventa in crisi. Qua non so neanche se ve ne siete accorti. Lo faccio vedere. Questo che vedete non è che ha delle maniche lunghe, è che ho male al gomito destro e voglio tenerlo al caldo e onta di disonore. Questa non è una fascia professionale, ma è un calzino rotto, hai capito? Lui dice: rimani con il centro, allora io apro il centro. Ok, però non è che puoi essere così, diciamo così, schematico. È troppo comodo fare quello e pensare di essere felice. Io faccio così. E potrò catturare sia di torre, minacciandoti subito la donna e raddoppiando con guadagno di tempo, o di cavallo. Per cui tutto sommato non mi spaventa molto questa cattura, anzi sono io che minaccio di catturare e incominciare a darti fastidio. Tra le altre cose da notare che questo pedone è indifeso, prima non potevo catturarlo, ma tra poco potrei farlo. E difatti sto proprio pensando a quello, considerando che lui non si può azzardare a catturare perché è inchiodato. Se io lo catturassi subito, lui si trova questo minacciato 3 volte, quindi neanche con E5 riuscirebbe a risolvere il problema. Però è anche vero che lui, dopo aver minacciato questo, forse è meglio non fare una roba così rischiosa, eh? Forse no. Oddio! Non so che cosa ha fatto. Oh cavolo, mi si è bloccata la scacchiera. Qua adesso non funzionano più i pezzi. Ah no, qua. Mamma mia, che agitazione. Oddio! Che cosa ha fatto? Una specie di trucco? Non credo che sia un trucco, perché è vero che mi minaccia il pedone e il cavallo, però il cavallo è difeso. Il cavallo è difeso. E per dirla tutta, io qui potrei incominciare a pensare veramente a un attacco diretto sul suo arrocco. Forse. E forse no. Stiamo giocando troppo veloci. Lui più veloce di me, però, eh. Dunque. Beh, io qua il re lo sposto perché, oltretutto, a me non piace neanche che sia su una colonna dove lui può mettere una torre. Per cui questa la faccio di sicuro. Però sto giocando un po' troppo veloce. Dopo giocherò le partite rapide e quelle blitz. Ma per adesso c'è ancora tempo, quindi sarebbe meglio fare una partita di quelle in cui si pensa. Io per adesso sono abbastanza contento di questa posizione. Qui adesso posso raddoppiare le torri e lui lo fa come in anticipo, cioè no, mette lì una torre anche lui, ma da solo non fa molto questa torre. Qui stavo proprio pensando alla possibilità veramente di attaccare sull'arrocco,
ma non mi pare che sia possibile. Una cosa interessante è che qua ci sarebbe subito una torre che arriva qua, ma come lo tolgo sto cavallo? Si potrebbe togliere da solo, forse. Potrebbe avere quella strana idea. Qui lui adesso ha qualche problema, perché se cattura io domino almeno per una mossa, ma ho il controllo della colonna. Se non lo fa, gli cattura la torre, quindi dovrebbe venire qua a difendere con la donna, ma non è neanche quella un'idea ideale, perché dopo lo scambio di tutti perde questo pedone. Anche se è vero che avrebbe lo scaccomatto qui. Quella è una sfiga. Però io verrei qua, salvo lo scacco, non è più scaccomatto, eccetera. Ma vabbè, non anticipiamo troppo. Comunque sì, è vero che non mi piace avere il cavallo costantemente sotto attacco della donna, anche se è protetto, perché attenzione tattica, potrei commettere un errore. Per ora mi piace avere le due torri sulla colonna aperta, di unica colonna completamente aperte. E l'arrocco lo vedo un così, un po' indifeso. L'ideale sarebbe se riuscisse a cambiare il mio cavallo col suo. A questo punto ho già i pezzi per attaccare e entrare in settima o addirittura qui in quarta. E la sua donna lì non fa quasi niente in pratica. Potrei persino triplicare tra un attimo. Triplicare mi piace come idea. Molte cose interessanti. Lui potrebbe giocare donna in B6, invece no. E adesso qui mi fa venire dei dubbi, perché in teoria potrei catturare addirittura con tre pezzi diversi. Escludiamo il pedone, che non ha senso, avrei un pedone isolato, bloccato, non serve a niente. La torre c'è di bello che ancora continua a controllare la colonna, per cui sarebbe la mia prima scelta questa. Però, il cavallo, che non è facile da cacciare, se gioca ai 5 viene qua, e allora sì che cominciarci minacce di matto seria. Lui potrebbe venire qua a quel punto. A questo punto dà un po' fastidio per me, per cui tutto sommato direi che è meglio catturare di torre. Stiamo arrivando vicini a un finale. Se scambio le donne siamo in un finale. Se io gioco donna in B3, minaccio la donna. Raddoppio sulla l'unica colonna aperta. E quindi è una bella tentazione del tipo: lui mi cattura, la mia torre è fantastica. Devo solo mettere in moto il cavallo. L'unico problema è che sto pedone però è difeso dalla donna, che non è il massimo in effetti. Lui fa questo, Ecco perché sarebbe stato meglio farlo col cavallo, perché adesso avrei il cavallo F5, ma ora invece non ce l'ho. Niente di grave comunque. Fra l'altro questo pedone diciamo che è indifeso, per ora non è neanche minacciato. Però intanto è indifeso. Allora facciamo la vecchia cosa di controllare super protezione. Cioè io controllo il cavallo anche con la torre, oltre che con la donna, che è sempre meglio. E adesso la cosa si fa interessante. Lui potrebbe andare a caccia di questo pedone giocando E4, E5, E4. Boh. Potrebbe, ma non so se lo farà davvero, anche perché io avrei comunque questa mossa che raddoppierebbe qua. E fra l'altro, tappando questo buco, si creano minacce del corridoio del matto sull'ottava, che ancora non si può fare. Però, tempo al tempo, malandrino. È vero comunque che dà un po' fastidio avere il pedone così potenzialmente debole. Diciamo che se mi lascia il tempo io farei F3 G4 per avere una bella colonna solida e concentrarmi sulla bella colonna aperta. Il suo cavallo per ora è migliore del mio. Se questo cavallo tornasse qui difenderebbe in modo più economico, diciamo, il pedone invece di dover usare la donna, e dopo potrebbe venire qua o qua, ma qui è più bella perché con la donna qui, il cavallo qua, non può fare niente, se sposta questo pedone cade questo. Per cui sì, questo cavallo qui ci starebbe proprio bene, bene, bene. Eh sì. Vediamo se terminerò con una sconfitta. Comunque non importa, insomma, spero di no, ma
Lo fa proprio quello che io pensavo. Ok. È un gioco un po' pericoloso da parte sua. È vero che dopo donna F5 lui potrebbe, no, in realtà no, non può giocare G6, perché io cattura, catturo, poi cattura uno scacco. Per lui sarebbe un vero disastro. Vedete che adesso c'è la torre a difendere il cavallo, perché non potevo lasciare sempre la donna a difendere il cavallo. Ancora controllo la colonna D. E tra poco, dopo questa mossa, non solo difendo questo pedone, ma minaccio per due volte questo. Che fa? Ah, per un attimo pensavo che stesse sacrificando assurdamente la torre, invece no. E qui è interessante. Questo suo cavallo è molto meglio del mio, questo bisogna purtroppo ammetterlo. Con la morte nel cuore, ma bisogna ammetterlo. Perché dopo cavallo in G3, che difende questo, minaccia questo, ma lui gioca E3, e il mio cavallo non ha casa in pratica, perché questo mi ha incontrato due volte, qui non posso andare, catturo, lui cattura, mi minaccia il cavallo, e qui se sposto potrebbe anche dare scacco qua, non subito con cavallo in G3, no. Per cui è vero che c'ho un po' di problemi, eh. Lavorare già per minacciare qualche cosa? In effetti, se non vado qua, lo scacco qui è molto fastidioso. Però c'è una cosa interessante da dire, che se io dopo cavallo in G3 lui spinge, io catturo e lui cattura di torre, scacco, va qua, scacco. Ah no, però può tornare qua con la torre. Potrebbe tornare qua con la torre. Dopo cavallo in G3, e se io non facessi dopo E3 di catturare, ma cosa posso fare? Non posso fare niente in pratica, non posso mettere qua la torre. Lui cattura, sarebbe il meno peggio, ma qua incomincia a essere un po' esposto il mio re. No, in effetti sarebbe stato molto utile per me riuscire a cambiare le donne, ma non è facile per ora. Qua si sta mettendo molto male. Si aprono linee e ho l'ottava, la prima traversa debole. E qua mi sa che potrei davvero perdere, perché non riesco a vedere un modo bello per difendermi. Perché ho poche possibilità, non posso spostare la torre. Oddio, a livello teorico potrei spostarla qui, la torre, in modo che dopo E3 potrei fare F3, che è una situazione molto pericolosa, lasciargli un pedone passato. Eh sì, è molto pericolosa. Vediamo, ma così a occhio mi sembra che crea delle belle minacciotte qua, delle belle minacciotte, se gioca E3. E io credo che lui giocherà E3. Penso proprio di sì. Vabbè. Comunque, se gioca E3, io cattura e lui cattura, io lo scacco lo do di torre e non di donna, che come avevo pensato all'inizio. Che a questo punto potrebbe esserci un miglioramento per me. Posso catturare con tempo, vengo qua con la donna a proteggere l'ingresso dell'altra donna, e tutto sommato, donna cavallo contro donna cavallo, mi sembra una posizione sostanzialmente pari. Per cui vediamo un po'. Eh sì, perché dopo questa mossa lui non può ignorarlo. È vero che potrebbe giocare in teoria il cavallo qua. Una cosa curiosa. Ma vediamo. Mi puzza un po', ho giocato anche un po' troppo rapido in effetti. Adesso questo cavallo difende i due punti d'entrata della donna, però è tutto molto limbilico. Anche perché dopo questi scambi la torre viene qua e c'è un altro punto di entrata e diventa difficile bloccare tutto. Molto difficile. No, devo assolutamente riuscire a scambiare pezzi e potrei riuscirci perché la donna controlla questo, la torre arriva qua. Per la sua donna è un po' più penetrante qua, secondo me. Anche lui ci pensa e fa molto bene a pensarci. Pensaci con calma. Non si può andare in bagno un attimo che l'avversario muore, muove. Comunque, devo dire, questa mossa mi piace per me.
perché io ero molto in ansia, secondo me dopo i tre avevo un attacco sul mio re. Adesso, dopo che io catturo la donna, perché adesso controllo, ma credo proprio che la catturerò, la situazione si fa molto più tranquilla. Molto di più. Se lui cattura questo, io catturo questo, ho una maggioranza di pedoni lontana dal suo re. Ci penso un attimo, ma non credo di avere strane mosse. Non posso giocare torre in D8 perché la donna difende il pedone, quindi il trucchetto se cattura per la donna non c'è. Mosse di donna diverse, non credo proprio. No, qua si cambia e si è perfino felici di poter cambiare. Vediamo come cattura lui. Beh, di torre suppongo. Ovviamente di torre. E adesso qui è interessante. Lui ha questo piccolo vantaggio che questo mio pedone non dura lungo, però diciamo che la logica è tu mi catturi questo, io ti catturo questo, perché alla fine è così che funziona. Quello che mi attrae di più sono questi pedoni deboli. Dopo questa mossa, lui non può mettere qua la torre, perché io scambio e perde il pedone. Quindi dovrebbe venire qua a correre. Ok. La cosa interessante e curiosa è che se a questo punto gioco torre F8, lui non può difendere questo pedone. Pensateci bene, torre in D8, re H7, torre F8, non lo può difendere con la torre. Porca vacca, lo può difendere con la torre? Non avevo pensato a quello. Chissà perché non ci avevo pensato. Non lo potrebbe difendere col cavallo e nemmeno con re. Ma con la torre sì, okay, io potrei andare qua. Che non serve a niente nell'immediato, però gli minaccia la torre. Lui dovrebbe, diciamo che va qua, e a questo punto in effetti non ho niente da fare di bello. Allora l'idea è un'altra: scacco, lui va qua, e questa mossa. Lui può tornare qua a difendere con la torre. Tutto sommato no. Qua mi sa che mi devo accontentare di giocare per la patta e riuscirci, perché non è sicuro che ci riesca. Vediamo un po' che succede. Io adesso devo cedere la mia bella colonna, ma dopo torre in D6 io vengo qua e impedisco l'ingresso. Qua e qua. Qui sì, però il mio cavallo è difeso e se viene qua intanto perde il pedone. Il mio re si centralizza e si avvicina al suo pedone prima. È vero che lui potrebbe venire qua con la torre minacciandolo due volte, però a sto punto lui cattura quello, io catturo questo. E diciamo che mi va bene così. Anche perché io ho la minaccia dell'entrata qui in E7. E ho una maggioranza su quest'ala. Lui ce l'avrebbe su quest'ala. Qui credo che il nero sia un po' in vantaggio, ma dovrei avere possibilità di pareggiare, che mi andrebbe anche bene a sto punto, no? Termino con una, cioè, preservando la mia imbattibilità che dura da 7 partite. Non perdo punti, anzi, visto che lui è un pochino più di me, ne guadagno pochini, ma insomma sempre meglio. Sarebbe il mio nuovo record. Per cui vediamo, comunque sì, mi trovo molto meglio coi finali con pochi pezzi in gioco, riesco a calcolare meglio. Diciamo che se io riuscissi a rinforzare questo pedone, poi questo diventerebbe debole, ma non ce la faccio a difendere questo. Se lui adesso fa torre in E5, già è deciso. Ovviamente perderò questo pedone. Anche se c'è da dire una cosa interessante. Ma non so se mi conviene, forse no. Se lui gioca torre E5, potrei giocare F3 con la trappola che lui non può catturare, se no perde la torre. Perché sarebbe qui e quindi in difesa. Se quindi lui cattura qua, c'è lo scambio, io potrei anche catturare di pedone, ma non credo che mi convenga in realtà. Potrei invece catturare di torre, ma già difesa dal pedone, vabbè, quella è un'inezia. Lui c'è di bello che se mantiene la torre su questa sesta traversa, se io vengo qua o qua, lui può venire qua, difende e mantiene la torre in una posizione attiva. Vediamo un po' che succede. Comunque per fortuna il mio re può arrivare piuttosto in fretta qua.
Per me l'ideale sarebbe scambiare i cavalli, dopodiché sono nel mio elemento naturale, finale di torri e pedoni. Ed è incredibile come anche in posizioni pari vengano fuori situazioni in cui puoi passare in vantaggio, come è accaduto nell'altra partita. Lui giustamente dice avvicina il re. Avvicinalo, ma non troppo. No, se viene qua, io posso venire qua a fare scacco, però poi non è che faccio un granché. Minaccio anche questo pedone. Lui dovrebbe tornare lì, ma che ci guadagna in tutto questo? Arrivo qui anch'io col re. Questo pedone, che era tematico della caro Khan spingere in avanti, sta diventando il problema. In realtà io credo di poterlo recuperare con questo. Però, bisogna vedere. Lui forse ha un progetto molto ambizioso, arrivare con re a difendere questo pedone per poi poter catturare questo sbaffo. Ma non credo che sia molto possibile, perché lui dovrebbe venire qua addirittura, io lo posso dare scacco, lui va qua. Sembra improbabile. Comunque vediamo. Vediamo che succede di bello. Beh, almeno è originale, questo bisogna riconoscerglielo. E se io ritornassi a controllare la colonna? È vero che mi dà fastidio il 3, ma dopo lo scambio io posso venire qua per difendere il mio cavallo. Se lui viene qua, torno qua e difendo ancora. Dopo lo scambio il mio cavallo difende il pedone e tutto sommato dovrei reggere. Perché con questo qua io potrei fare cose interessanti. Potrei mettere la torre qua e poi arrivare qua col re, mentre la mia torre difende questa casa che sennò sarebbe occupata. Sono un po' passivi i miei pezzi, il che non mi piace molto. E qua c'è un bestiolino. Dunque, vediamo. E se giocassi F3? Molto rischiosa. F3 minaccerebbe per la terza volta il pedone, non può difenderlo ulteriormente, potrebbe solo spostarlo, ma non difenderlo. Però potrebbe catturare, e qui ci sono dei rischi. Io catturo la torre, non è che lui può farmi giochetti, tipo fare intermedi e arrivare a promuovere. In realtà non credo, perché F3 cattura, cattura. Se lui invece di ricatturarmi cattura qua, io torno qui e lo difendo questa promozione. Se spinge qua, non posso farlo di torre, ma già il mio cavallo difende qua. Per cui alla fine il tutto si ridurrebbe nel andare qua per minacciare di catturarlo. Se lui mi cattura questo per deviazione, io posso andare qui a bloccare. F3. Se lui gioca E3, io col re posso venire qua a minacciare per la seconda volta il suo pedone. E lui potrebbe difenderlo solo con cavallo. A questo punto io potrei minacciarlo per la terza volta. Rischiamo, giochiamo in modo spericolato? Proviamo, dai. Voglio giocare in modo spericolato. Perché è brutto stare passivi? Sono tutto qui bloccato a difendere queste cose. Se riesco a creare delle semplificazioni, mi può piacere. Il mio re è più vicino alla zona critica del suo. C'è un problema. Dopo E3, se io gioco questa mossa, lui può giocare cavallo in D5, che ha il problema che minaccia questa mossa, che minaccia il re a torre. Però è anche vero che se facesse questo, io potrei catturare di torre, lui dà lo scacco. Ah, lui lo fa. E adesso vediamo se ho calcolato male. Io speravo di non aver calcolato male.
Beh, oddio, a livello teorico io potrei anche catturare di pedone perché il mio cavallo è difeso, però è anche vero che dopo lo scambio mi catturerebbe questo pedone. Quindi l'idea è proprio di catturare prima la sua torre. Rivediamo il calcolo di prima. Io catturo. Beh, se lui cattura, io catturo, è ok. Se invece lui non cattura e fa stranezze, beh, se gioca questa, io posso catturare il suo cavallo con guadagno di tempo che blocco. E mi ritrovo col pedone qui che lo becco col re e un cavallo in più, facilissimo. Se lui cattura qua, non vedo il problema. Io torno qua con la torre, impedisco la promozione e sono a posto. Quindi io penso proprio di poter catturare, a meno che non ho sbagliato a calcolare qualcosa, tipo un doppio di cavallo insidioso, che però non so bene, no, non ci sono insidie di quel tipo. Lui ha calcolato che andrà meglio per lui. Vediamo un po'. Preferisco i fili di torre che quelli di cavalli, devo dire. Però dai, il mio pedone è un po' seccante che sia così. Però questi qua sono un po' debolucci. Il mio pedone qui impedisce due mosse molto importanti al cavallo. Io posso andare qua, qua, qua e andare subito a caccia dei suoi pedoni. In teoria. Vediamo. Oh, l'ideale, non so se è proprio l'ideale, ma una roba che mi sarebbe utile è scambiare il mio pedone debole e fermo con un suo, come dire, lui mi cattura questo, io ne catturo un altro, siamo a parità di pedoni e io non ho più sta rottura di palle, sta sempre a difendere questo. Però immediatamente non riesco a vederlo, anche se è interessante che se lui viene qua col re, che è una mossa spontanea, io posso fare scacco, minaccia il re e il cavallo. E non è ben chiaro in effetti se mi sarà utile, però almeno non c'è più sto pedone minacciato. Verrei qua col re, posizione centrale, potrei creare una maggioranza qui, c'è cioè un pedone libero, mentre il mio re blocca quella sua centrale. Non sono neanche sicurissimo che funzionerebbe, però potrebbe essere interessante. Lui potrebbe giocare, forse sarebbe più precisa questa. No, lui evita di andare lì per evitare il doppio. Però non lo so se basta questa mossa che ha fatto lui. Magari anche no. Non dovrei giocare così istintivamente, ma vedete, l'ho messo a salto di quadrato. Qua, sono sicuro che il cavallo mi può da scacco, che è già una cosa bella. Adesso, se lui viene qua, ritorno al discorso del cavallo scacco. Se va qui, è questo il suo pedone che va in crisi. Se va qui, è questo il suo pedone che va in crisi. Per cui non lo so. Ah, va qui, eh? E non si preoccupa del suo pedone che va in crisi. Dopo Re N5, lui può andare solo qua a correre. Non so, non so. Non lo so, adesso io sono un po' più in attacco, è lui che ha un problema, il mio re è centrale al massimo, ha pedoni deboli qua, pedoni deboli qua e anche questo. Il mio è vero, è debole, ma è difeso per ora. Vedete, mi verrebbe persino da pensare di chiedergli la patta, che forse accetterebbe. Ma non sono neanche sicuro se magari potrei fare qualcosa di meglio. Essendo lui piuttosto bloccato, io avrei la possibilità di crearmi un pedone libero qua, B3 e C4. Andare giù di qua, sacrifico, becco tutti questi. Che faccio? Offro la patta o in modo ardimentoso cerco addirittura di vincere. Voglio essere ardimentoso, molto ardimentoso. Vediamo se riesco a crearmi un pedone libero qua, che è un classico, non vi ho già spiegato. Ah, bravo, offer. Mi spiace, ma avevo già giocato la mossa. Non l'ho proprio vista, l'ho vista qui la proposta di patta e non lì. Senti, gioco qualche altra mossa, perché vedete, il pedone libero laterale non è che va a donna. Attira il re, lui dovrà andare qui a fermarlo e lascia spazio libero al mio re da quest'altra parte. Lui fa così. Adesso lui mi darà scacco qui col cavallo, immagino.
Cioè, se l'avessi vista, ve lo dico la verità, l'avrei accettata, ma l'ho vista troppo tardi. Non è comparsa a schermo qua, è comparsa sullo schermetto piccolo dello smartphone, stranamente. Che fa? Ah, qua non mi fa vedere più le mosse, è una cosa un po' inquietante. Ok, questo era immaginabile. Notare che per ora il mio cavallo è libero, momentaneamente non mi minaccia questo. Potrei usare il cavallo per qualcosa di più utile, per esempio. Credo, ecco, che se togliessimo i cavalli io avrei vinto. Questo è più laterale, lui va qui a prendere, ecco, questo e tutti questi. Però è interessante questa possibilità di scambiare i cavalli forzatamente, ma non so come fare. Per ora non so come fare. Vediamo. Che cavolo, ma perché mi ha mostrato la patta sullo smartphone qua e non sullo schermo del computer? Stavo proprio pensando anch'io, perché in effetti al gioco corretto la cosa più probabile è che sia pari sta partita, insomma, dai. Sarebbe strano qualcosa di diverso, forzatamente, a parte fare robe da engine, voglio dire. Ma noi non vogliamo fare robe da engine, giusto? È interessante questo però, mi piace. Vedete, venendo qua col cavallo, do scacco, vabbè. Mi libero della difesa del pedone. Uno dice, e vabbè, ma lui può tornare qua. Questo è il bello, il cavallo qui controlla questa casa, come dire che se vuole minacciarmi di nuovo il pedone, io avrò la scelta di scambiarlo e secondo me entro in un filone di pedoni vincente. Per cui tutto sommato gioco questa, sperando che non si grippi la scacchiera, perché sta facendo cose un po' strane. Per ora ha dato un bello scacco. Il mio re è in una posizione migliore. Chissà cosa dirà l'engine. Dopo guardiamo l'analisi. Sono curioso di vedere se qui. Io credo che sia pari. Però, così a occhio, direi che c'è una preponderanza del bianco perché il re è in una posizione migliore. Questi pedoni non sembrano, ma possono diventare più deboli. Oh, cavolo! Cavolicchio! Questo è veramente notevole. Originale, oserei dire. Forse addirittura originosa dalle origini. Ma che cazzo vuol dire? Non lo so. Io quasi quasi gli offrirei la patta, ma a sto punto lui sapete che cosa fa? Fa il capriccioso e dice adesso invece non lo voglio io, adesso invece non lo voglio io, ma fa culo, cioè dai, come i bambini, proprio come i bambini piccoli. Si era deciso che la patta andava bene per tutti e due e la facciamo tutti e due, non è questione di fare i capricci. Io adesso provo a offrire la patta, però gioco F4 prima e dovrei verificare che non sia una stupidaggine incredibile. Gioco F4 e offro la patta, vediamo se me la rifiuta per ripicca, perché dire dovevi accettarla prima, perché fanno così a volte i giocatori di scacchi, eh? Si offendono, ma io non l'avevo vista, no, è stato molto bravo. L'accettata mi va benissimo, ho guadagnato un punto, che punto meraviglioso, e vado a 2047. Perfetto, perfetto così, terminata la decina. Con poi dopo ci guardiamo l'analisi, perché è interessante capire come poteva andare questo finale, ma credo che sarebbe pari al gioco corretto. Finita la decina, ho 2047, quando avevo iniziato 10 partite fa avevo 1943. Più di 100 punti in 10 partite. Come dire, questo mio sistema funziona, si gioca contro avversari più forti, evitando i cheater, perché sì, a volte si evitano giocando questa modalità. Nei tornei sono molti quelli che barano. Sono molto contento, nonostante tutto. A tra poco per l'analisi della partita. A tra poco. Allora, analizziamo la partita, che è finita con una patta, non è stata lunghissima, anche se comunque 40 mosse. Prima di cominciare ad analizzare con Lucas Chess, che questo è il programma di Lucas Chess, vi faccio vedere una cosa che ho visto quando sono andato sull'ICES per prendere la partita da ICES e poi metterla, importarla in Lucas Chess. Cioè, in pratica sono rimasto sorpreso, guardate un po' le percentuali. Paolone, vedete, una imprecisione, zero errori, zero errori gravi, 9 centesimi di pedone persi in media, 96% di accuratezza. Che non è impossibile, cioè sono riuscito a farlo, però è veramente notevole. Da notare che il mio avversario ha fatto persino meglio, perché è uguale la percentuale di accuratezza.
Però lui non ha fatto nessuna imprecisione, io una. Però è anche vero che io ho fatto solo 9 centesimi di pedone persi in media rispetto a Stockfish e lui 10, un po' di più. Comunque niente, una nota di colore. Questo devo ricordare anche per me medesimo quando a volte analizzo le partite dei miei avversari e dico guarda che percentuale. A volte si riescono a avere percentuali molto alte solo perché la posizione è abbastanza facile. La Caro Kann genera posizioni molto spesso paritarie, diciamo, in cui è difficile per tutti e due attaccare. Detto questo, guardiamo il grafico qua e qui si vede che, come vediamo, i vantaggi sono sempre minimi. Io ero il bianco, sono stato in vantaggio nella prima parte dell'apertura, ma in modo molto lieve, poi praticamente pari, poi un po' in vantaggio lui, poi di nuovo pari, ma veramente variazioni minime, nessuno dei due è mai passato in vantaggio decisivo. Vediamo allora questa misteriosa Caro Kann. E 4, 5, 6, questa è la variante principale, vedete fra l'altro quel rettangolino giallognolo, non so che colore è questo qua, vuol dire il libro d'apertura, guardate quanto a lungo siamo andati avanti. Tutte queste le salto senza fare tante discussioni, è la variante principale della Caro Kann. Qui poi incominciamo a uscire, perché io ad esempio gioco H5, mentre da libro era meglio a cavallo F3, in effetti H5 c'è in alcune varianti la Caro Kann, ma è dove c'è la variante chiusa, che qua c'è un pedone in E5, io posso sacrificarlo. Se lui cattura, indebolisce ulteriormente questa casa, e a quel punto H5 ha un senso. Prima H5 e dopo il sacrificio. Qui non avevo motivo di giocare H5, difatti questa non è stata una bella mossa. Comunque lui va in H7, gioco C3. E qui ero in vantaggio io, anche se di poco, ancora e con C3 molto passiva incomincia a essere leggerissimamente in vantaggio lui, ma si parla proprio di robe infinitesimali. Andiamo avanti finché succede qualcosa. Qui va bene cambiare. Donna in D3, vedete le mosse blu? Quelle in blu sono quelle suggerite dall'engine. Guardate quante ne ho fatte di fila in una posizione semplice, in effetti. Qua scambio, ecco qui invece gioco una mossa che non è suggerita dall'engine. Donna in G4 non piace all'engine, addirittura meno 60, meno 0,62 vado. Cavallo F3 più normale era meglio. Lui arrocca. Qui vedete c'è poco da commentare in questa partita in effetti perché è tutto molto tranquillo. Mi interessa di più vedere quando si incomincia ad arrivare nel finale se c'era qualche trucchetto che mi sono perso, ma a vedere il grafico non si direbbe. Lui gioca C5, va bene il mio arrocco lungo. Lui cattura, ecco qua avevo dei dubbi se catturare di torre o di cavallo. Io ho catturato di torre, era meglio catturare di cavallo, anche se la differenza, come vedete, è minima. E in questo momento è in vantaggio il nero, anche se di mezzo pedone. Donna 6 non era la migliore, neanche era in B1, era meglio A3 per difendere i pedoni a 2. Torre Fnd8. Torre H1 va bene, cattura va bene, cattura va bene, E5 sua va bene, torre in D2 mia va bene, E4 ancora, invece non era la migliore 4, doveva giocare torre in E8, difendere il pedone e basta. Donna F5 va bene, anche perché non avevo molte altre case, devo dire. Lui gioca torre in E8, era meglio B6. Cavallo in C3 non va molto bene, era meglio cavallo F4, Vediamo di capire perché. Io dovevo difendere questo pedone H5 perché non posso difenderlo solo con la donna. Ho difeso in G3 dove anche minaccia il suo pedone, che mi sembrava una bella idea. Invece cavallo F4 era migliore. E parecchio migliore. Con cavallo F4 raggiungevo la parità. Con cavallo in G3 resta sotto di mezzo pedone. Vediamo un po' com'è cavallo F4. In effetti lui non può cacciarmi il cavallo col pedone perché catturerei en passant e non avrei più il problema del pedone debole. Vediamo che cosa si immagina l'engine, che è sempre un po' fantasiosa in queste analisi. Lo scacco, si semplifica tutto e alla fine mi trovo il pedone qua. Dove in effetti in F4 il pedone difende temporaneamente il pedone G2, anche se lo stesso cavallo è indifeso. E qui posso fare il perpetuo, da quel che ho capito, perché lui non si può azzardare a mettere il pedone in G6, perché questa casa è contratta dal pedone, dal cavallo e dalla donna, quindi arriverei a entrare a catturare il pedone. Questo
Quindi sì, qua è 000 perché capisce l'engine che con questa variante io ottenevo la patta per scacco perpetuo. Devo dire comunque che io in partita non pensavo già a quel momento di dover pareggiare a tutti i costi, anche se poi finirà così. Gioco cavallo in G3, lui gioca donna E6 che non è la migliore. Per fortuna, perché incomincio ad avere un vantaggio, beh, infinitesimale, ma diciamo non sono più in svantaggio per un po'. Scambio, scambio, torre in E2 non era migliore, era meglio C4. Non ci avevo proprio pensato a C4. Rene F8 non era migliore per nulla. Re in C2 va bene, B5 non va bene, incomincio ad avere un pizzichino di vantaggio io, anche se poco. F3 non va bene. Anche se siamo sempre su variazioni minime di un terzo di pedone. Era meglio, aspetta un po', era meglio re in B3, cioè andavo a caccia dei pedoni direttamente col re. Fatemi vedere questa cosa fantasiosa dell'engine perché è interessante. Lui lo protegge in anticipo. Ah, però vedi, in effetti non è una brutta posizione quella del mio re. Qua mi faccio subito un pedone libero laterale. Sì. Ah, però mi ha catturato il pedone laterale, mi piaceva questo a me. Però adesso, cioè adesso non c'è più nessun vantaggio di pedoni passati per nessuno dei due, per cui il pareggio. Ah, adesso lo recupero. No, adesso ho di nuovo il pedone libero laterale e anche lui in teoria, ma non ancora libero. Vabbè, diciamo che c'era anche la possibilità di andare avanti col re, che deve diventare attivo come pezzo, in effetti. Nei finali. Andiamo avanti, io faccio però F3 perché volevo semplificare. Semplifico, semplifico, semplifico. Lui gioca rina 7 che è un errore. Re in D3 era meglio re in B3, devo andare direttamente a caccia dei pedoni da quella. Re in D7, re in D4, qui incomincio a farmi un po' ardimentoso, sono in lievissimo vantaggio io in questo momento. Qua mi sembra che mi avesse proposto la patta, io non mi ero accorto. B3 per preparare la spinta, va bene, anche l'engine dice che è la manovra giusta. C4, non era meglio re in D4. Catturo, catturo, cavallo in D7, re in D4. Sì, qua ho capito anch'io che non c'è trippa per gatti, cioè in pratica finisce pari. E difatti dopo F4 propongo la patta al mio avversario che la accetta. Diciamo una partita tranquilla, come spesso accade con la Caro Kann. Nessuno dei due è riuscito a passare in vantaggio, è finita in parità, mi va bene così. Adesso ho terminato la decina, la prossima partita sarà della decina in modalità rapid, si giocherà un po' più rapidi, che mi piace come un cambiamento, a volte è bello cambiare. Ringrazio che ha seguito tutta la partita fino a qui e vi dico alla prossima, vi ringrazio, vi dico alla prossima. Alla prossima!